Ciao, benvenute e benvenuti in un nuovo video. Questa settimana iniziamo sistemando alcuni dettagli sulla struttura del soppalco. Poi posiamo dei travetti sopra la lavanderia per creare un ripiano, ma questo lo scoprirete più tardi. Qualche giorno fa siamo andati a prendere il materiale per poter iniziare il rivestimento delle tramezze interne. Abbiamo scelto di utilizzare Fermacell, pannelli in fibra di gesso composti da gesso e fibre di cellulosa riciclate. Questi due ingredienti vengono miscelati con acqua e poi compressi, rendendo un materiale naturale al 100%. È un materiale molto denso e resistente, è un buon isolante acustico e può sopportare carichi sospesi significativi. Su una struttura in legno, funge anche da controventatura. Uno dei suoi svantaggi è che è un materiale molto pesante. Pesa infatti circa 15 kg al metro quadro, oppure, se vogliamo metterla in un altro modo, 45 kg per pannello. Se moltiplichiamo per 33 pannelli, è comunque quasi una tonnellata e mezzo. Iniziamo subito la posa dei primi pannelli. Abbiamo fatto un errore abbastanza stupido durante la costruzione delle pareti in legno. Gli interassi tra ogni montante sono troppo distanti e quindi siamo costretti a posizionare i pannelli in orizzontale. Questa soluzione ci permetterà di fare meno taglio e quindi di avere meno perdita di materiale, ma dall'altro l'installazione sarà più difficile. La prossima volta ci penseremo due volte prima di farlo. Posizioniamo quindi i pannelli sollevandoli dal terreno di qualche centimetro e utilizziamo le viti apposite Fermacell per fissarle alla struttura in legno. Thank you.
incolliamo i pannelli tra loro con una colla speciale. La posa è abbastanza semplice, nonostante il peso di ogni pezzo. Man mano che chiudiamo da un lato, isoliamo lo spazio tra i montanti in legno con lana di canapa spessa 12 cm. Thank you.
e una volta che la colla è asciutta, si gratta l'eccesso con una spatola. I giunti non sono ancora perfetti, ma recupereremo gli scarti con una leggera levigatura. Questa settimana abbiamo ricevuto questo laser 3D a 360 gradi autolivellante dall'impresa LasGoo. Viene fornito in una pratica custodia con due batterie ricaricabili e alcuni accessori. Apprezziamo particolarmente il fatto di poter scegliere quali linee fare apparire. Questo è un grande miglioramento per noi perché il nostro laser a croce stava iniziando a mostrare i suoi limiti. Se sei interessato a questo prodotto, ti mettiamo un link affiliato nella descrizione e un codice promozionale del 10%.
Infine, isoliamo gli ultimi due lembi di muro del soggiorno. Grazie per aver seguito questo video e a presto!